Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ringraziamo il Signore per il dono di questo nuovo giorno. Gli eleviamo il nostro cantico di gratitudine con le parole del Salmo 88 della liturgia della messa di oggi. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Continuiamo nella nostra riflessione con un'immagine ancora quest'oggi dell'Immacolata. Questa tela si trova nel museo di Ascoli Satriano, viene da una chiesa della stessa città. È una tela del 1780, è datata, dipinta da Paolo De Maio, un pittore di area napoletana. Ecco, ci presenta Maria con San Michele Arcangelo. L'Immacolata, con le caratteristiche tipiche dell'immagine della Vergine con questo titolo. Coronata di 12 stelle, i suoi piedi poggiano su un globo e con un piede schiaccia la testa del serpente antico. Accanto a lei è San Michele, e poi circondata da angeli, dei quali uno regge una torre che richiama le litanie lauretane nel titolo Torre di Davide, cioè donna forte. A cosa fa riferimento questa immagine dell'Immacolata, che ritroviamo magari anche nelle nostre parrocchie? Al capitolo 12 del libro dell'Apocalisse. Così il testo: un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. E suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Scoppiò quindi una guerra nei cieli. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. Allora, il libro dell'Apocalisse, Apocalisse, ricordiamolo, significa rivelazione, rivela il progetto di Dio sulla storia. In questo brano ci presenta Maria e l'Arcangelo Michele. Entrambi possiamo dire protagonisti di questa storia nella quale il Signore vince il male. E Maria viene raffigurata, così come questa donna dell'Apocalisse, con 12 stelle sul capo, fanno riferimento alle 12 tribù di Israele, quasi per dire: ecco, questa donna è
la rappresentante più importante del popolo eletto, possiamo dire è il frutto più bello dell'albero del popolo eletto. Vestita di sole, vestita della grazia di Dio, la luna sotto i suoi piedi, perché nei popoli orientali la luna era una divinità, Astarte, e il fatto che questa donna la calpesti vuol dire che è vinta ogni idolatria. E poi schiaccia la testa del serpente antico. Ieri abbiamo visto un'altra immagine e riferimento a Genesi. E poi accanto a lei Michele, che è colui che combatte il drago. Ci fu una guerra nel cielo, Michele e i suoi angeli. Michele significa colui che si rivolge a Satana rimproverandolo, dicendole: Micael, chi è come Dio? La donna e l'angelo. Ma chi è questa donna vestita di sole? Noi con questi attributi raffiguriamo Maria, ma in verità essa nel libro dell'Apocalisse è la Chiesa. E allora facciamo qualcosa di sbagliato quando queste caratteristiche della donna dell'Apocalisse le attribuiamo alla Madre di Gesù e Madre nostra? No, la Chiesa ce lo insegna. Nel Concilio Vaticano II, nella Costituzione Lumen Gentium, che ci parla della Chiesa, della sua vocazione e della sua missione, nell'ultimo capitolo si dice che ciò che si può attribuire a Maria si può attribuire alla Chiesa e viceversa. E i massimi attributi che vengono riferiti a Maria alla Chiesa sono vergine e madre. Maria è vergine perché ha concepito senza concorso d'uomo, cioè Gesù è nato per opera dello Spirito Santo. È madre perché lo ha messo al mondo ed è diventata sotto la croce la madre del nuovo popolo di Dio, la Chiesa. E la Chiesa, anch'essa, dice il Concilio, è vergine e madre. Dice infatti la Lumen Gentium al numero 64. Ora la Chiesa, contemplando l'arcana santità di Maria, imitandone la carità, adempiendo fedelmente la volontà del Padre, per mezzo della parola di Dio, accolta con fedeltà, diventa madre. Perché diventa madre? Perché con la predicazione, il battesimo, genera una nuova vita, nuova e immortale i figli, concepiti per opera dello Spirito Santo. Come Maria concepì per opera dello Spirito Santo, così la Chiesa, con la grazia di Dio, la parola, i sacramenti. E dice il Concilio, essa è pure vergine, custodisce integra e pure la fede data allo sposo e a imitazione della madre del suo Signore, con la virtù dello Spirito Santo, conserva verginalmente integra la fede, solida la speranza, sincera la carità. La Chiesa è vergine perché conserva una fede integra. La Chiesa può sbagliare in tante sue scelte, ma la sua fede è una fede che rimane sempre pura, solida nella speranza, perché in mezzo alle difficoltà guarda a quello che le indica il Signore, sincera nella carità, la carità che le permette di piegarsi come buon samaritano sulle piaghe dell'umanità. E allora quest'oggi vogliamo pregare per la nostra Chiesa diocesana di Cerignola Ascoli Satriano, perché guardando a Maria in tutte le sue componenti, i sacerdoti, il vescovo, i religiosi, le religiose, i laici, tutti quanti, guardando a Maria, sentiamo che lei ci indica la nostra vocazione di fecondità. Maria è madre nella fede e di verginità nel conservare integro quello che il Signore ci ha dato. Chiediamo che la nostra Chiesa in tutte le sue vocazioni sia vergine e madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Vogliamo concludere non con la consueta preghiera scritta da Papa Francesco, ma con una altrettanto bella invocazione di Don Tonino Bello, rivolta a Maria, sposa dello Spirito, madre della Chiesa, al termine dell'omelia nella messa crismale del 1988. Santa Maria, sposa dello Spirito, non ci far mancare la tua sollecitudine materna, perché la nostra Chiesa, che talvolta vede oscillare i tratti del suo volto come nelle acque mosse dalla corrente, ricomponga presto la sua linea di bellezza nel dono dell'unità e nell'eleganza dell'armonia. Fa che, messo nelle nostre mani l'olio degli infermi, ci riconduca ad unità, non solo quando il dolore fisico dissocia la prontezza dello spirito dalla debolezza della carne, ma anche quando la sofferenza derivante dalle lacerazioni comunitarie ci impedisce di sperimentare l'impagabile felicità propria dei fratelli che sanno vivere insieme. Fa che l'olio dei catecumeni non solo ci aiuti a riannodare alle esigenti utopie del Vangelo i nostri comportamenti così poveri di coerenza, ma ci renda più agevole il sollevamento peso dei nostri macigni spirituali, così che da ogni pietra d'inciampo diventi e si trasformi pietra di guado. E concedici finalmente, o Madre, che il sacro crisma, dopo averci consacrato come te, tempio regale della Santissima Trinità, ci abiliti a riscoprirci popolo radunato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
e a divenire così artefice e beneficiari di quella pace di cui tu sei proclamata l'indiscussa regina. Cari fratelli e sorelle, vi auguro buona giornata. Al termine di questa preghiera vi do la mia benedizione. Vi ricordo che questa sera alle ore 19 trasmetteremo un breve momento eucaristico di adorazione. Vogliamo in questa quarta settimana di Pasqua, che è dedicata alla preghiera per le vocazioni, ancora invocare il dono di Dio perché continui a chiamare ragazzi, giovani, ragazze a consacrarsi al Signore, a vivere la loro esistenza come un dono a Dio e alla Chiesa. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Buona giornata.